Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93. Oggi sono qui semplicemente per darvi delle informazioni riguardo a Fortnite, perché come sapete oggi esce la nuova mappa. Oddio, nuova mappa tra virgolette, perché è un aggiornamento della vecchia, solo che hanno aggiunto varie città nuove. Queste città nuove ovviamente comprendono tante piccole cose, che ovviamente da questa parte vi mostrerò la vecchia mappa di Fortnite. Da questa invece vi mostrerò la mappa nuova con ovviamente le città aggiunte. Nel video ovviamente potete vedere come in questo gioco abbiano implementato tantissime cose. Ovviamente come sapete Fortnite è sempre in aggiornamento, sta sempre aggiornando, sta sempre bilanciando le armi, bilanciando le casse, tutto quanto ragazzi. Il fatto di aggiungere anche città in più è una cosa abbastanza buona, perché ci dà più possibilità di muoverci all'interno di una mappa già abbastanza vasta. Io ovviamente ragazzi con i miei compagni utilizzo i vari punti, che ovviamente per noi sono strategici, però queste mappe danno possibilità in più a noi giocatori di spostarci meglio, quindi dare possibilità a 100 persone di potersi muovere in maniera più sparpagliata e quindi gestire meglio le lazy kill, nel senso che sarà più difficile trovare un nemico senza armi. Comunque sia ragazzi, me lo sono scritto, le nuove mappe si chiamano Junk Junction, come volete chiamarlo, Haunted Hills, Snoopy Shores, Tilted Towers, Shifty Shafts, che ovviamente sono delle mappe abbastanza basilari, come avete potuto vedere, delle mappe cittadine, come in complessi industriali, poi abbiamo anche delle baracche più sempliciotte. E poi ragazzi, l'altra cosa che mi è piaciuta molto, a mio parere è molto utile, perché come sappiamo molte volte possiamo giocare in singolo, anzi abbiamo degli obiettivi da fare, che sono magari da fare in squadre o in doppio o in quello che è, quindi ci tocca ovviamente giocare con gente sconosciuta, e questa gente sconosciuta molte volte ci uccide. In quest'ultimo aggiornamento è stato implementato la disattivazione del fuoco amico, quindi se un vostro compagno vi spara non morirete, e questa è una cosa molto utile per persone come me, magari che giocano a squadre con persone sconosciute. In questo caso comunque è una decisione momentanea, restando valutando se farlo o meno, però mi sono reso conto che se vi sparano un RPG o delle granate morirete comunque. Comunque sia ragazzi, noi ci vediamo magari con una diretta oggi per farvi vedere le nuove città metropolitane, quello che sono di Fortnite, e niente, bella raga. Ah, mi stavo dimenticando, iscrivetevi, commentate e mettete mi piace.